Ops. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente, solo per sottolineare che questo provvedimento ovviamente si colloca in stretta relazione all'assestamento di bilancio che andremo a votare nelle prossime settimane e comunque certifica più che il fallimento della politica economica di questo governo, il fallimento dei cosiddetti forza spread, forza procedura di infrazione, forza manovra correttiva, forza patrimoniale. Mi dispiace, ma anche questa volta siete rimasti delusi, perché questo è il risultato vero. Speravate, qualcuno in qualche intervento, in occasione di qualche seduta fa, addirittura mi ha detto ridete, mi ha detto, arrivava forse al gruppo di Forza Italia, che fra poco ci avrete poco da ridere perché arriva la procedura di infrazione. E beh, questa procedura di infrazione non è arrivata, ma semplicemente perché il governo aveva ben chiara l'idea dei conti effettivi che il nostro ordinamento... Che il nostro governo aveva fatto, perché vedete, il fatto di aver minori spese che derivanti dal reddito di cittadinanza e da quota 100 non sono semplicemente dettati dal fatto, come voi avete detto, che sono state misure che non hanno tirato, come si suol dire nel gergo economico, ma bensì per il fatto, come abbiamo segnalato noi già in occasione della manovra di bilancio lo scorso dicembre, perché il governo in via prudenziale, proprio per la grande lungimiranza del governo, che sono state messe cifre un pochettino sopra, rispetto di più è stato messo, però... Senatrice Bellanova, è senza microfono, non la sente nessuno. Ci ho pensato io però di richiamare la senatrice Bellanova. Allora richiamo voi. Intervenga pure Bellanova, tanto non la sente nessuno. Prego, prosegua. Allora, stavo dicendo che le minori spese o maggiori entrate, senatore Misiani, senatore Stefano, derivano solo da una capacità prudenziale da parte del governo di mettere delle somme in più, sapendo che poi avremmo potuto avere una disponibilità da poter utilizzare qualora qualcuno ci avesse presentato il conto. Quindi complimenti al governo che si è mosso in questa direzione, e anche la cosiddetta certificazione dei tagli, io lo dico al PD, non sono tanto i 2 miliardi di accantonamenti sui fondi di investimenti, perché l'abbiamo detto tutti che il problema di questo paese non sono le risorse che ci sono sempre state, ma è avere la capacità di poterle spendere, che è quello che non siamo riusciti a fare grazie al di poterle spendere, che è quello che non siamo riusciti a fare grazie al vostro codice degli appalti. Queste sono le motivazioni che hanno bloccato, quindi non è accantonare 2 miliardi sugli investimenti che può creare un problema a questo Paese, è riuscire a spendere quelli per cui è prevista una spesa possibile diretta in questo preciso momento, ed è quello che abbiamo cercato di fare e che sicuramente darà i suoi frutti con lo sblocca cantieri. Quindi queste sono le misure che noi abbiamo messo in campo, e anche su altre questioni, sul fatto che l'Italia vada così male, che il paese stia andando a rotoli, questo continuo sostenere questa apocalisse, questi scenari apocalittici del nostro paese. Allora, sicuramente l'abbiamo detto più volte, non stiamo crescendo come dovremmo crescere. La stima del più 0,1 o più 0,2, a seconda di quelli che possono essere i vari... diciamo le stime più o meno ottimistiche, non è sicuramente non significa tanto per il paese, questo è evidente, però possiamo anche avere in modo oggettivo la capacità di capire che forse ci sono fattori anche esterni, perché nel 2017 il prodotto interno lordo dell'Eurozona cresceva del 2,5 e noi crescevamo come Italia dell'1,6. Nel 2018 il prodotto interno lordo cresce dell'1,8 nell'Eurozona.
Per il 2019 le stime parlano dell'1%, quindi vuol dire che c'è qualcosa a livello europeo che non funziona e che sta creando delle problematiche a tutta l'Eurozona, motivo per cui noi insistiamo molto sul fatto che occorra cambiare assolutamente le regole, più che scegliere il presidente di qui, il vicepresidente di là, o più che giocare sul balletto delle poltrone. Ci vuole qualcuno che le regole le voglia, le sappia cambiare davvero, se no saranno tutti a soffrire. Perché i vostri amici francesi, visto che Moscovici l'avete invitato anche ad una festa del PD, a proposito di scenari internazionali che dovrebbero mettere in difficoltà il nostro paese, l'avete invitato ad una festa del PD, la Francia ha una stima dello 0,2 anche lei, quindi non mi sembra che stia andando a gonfie vele. Eppure sulla Francia vengono fatte tutte le concessioni possibili e immaginabili. Allora, di questo dobbiamo parlare. La stessa Germania ha una stima di prodotto interno lordo dello 0,5 per quest'anno. Quindi non stanno volando a più di 2 punti di PIL a tutti questi paesi europei e noi siamo gli unici poverini fanalino di coda. Anzi, rispetto anche a quello che ha detto lo stesso Ministro dell'Economia, rispetto alle stime iniziali, perché si parlava di recessione a dicembre, vi ricordate? Si parlava di recessione e invece c'è stata l'inversione. C'è un segno più, certo timido, ma sempre meglio di nulla. Sempre meglio di nulla, e l'economia italiana non sta andando così male come dite voi, perché i numeri potete giocare su quello che volete. Adesso non è che l'Istat improvvisamente, perché non è più nelle mani del vostro Boeri, che improvvisamente i numeri che dà non vanno bene. Andava bene solo quando il Presidente dava i numeri che volevate voi, o quando l'ufficio parlamentare di bilancio dice i numeri che fanno comodo a voi. No, i numeri non si interpretano, ci sono. Sono lì, parlano chiaro, la disoccupazione giovanile ai minimi storici dal 2011, il tasso di occupazione e di crescita del tasso di occupazione è quasi ha superato, cresce di più rispetto a quanto succedeva, anzi la prima volta che succede dal 1977, non sono dati così negativi. Poi qualcuno può dire, ah però i dati si possono, siete adesso all'INPS, ci siete voi e date i dati che volete voi. Ma allora mi spiegate perché la CGA di Mestre ha detto che nel mese di, l'ha pubblicato un mesetto fa questo, a cui non è stata data grande risonanza sui media, chissà perché, ha dichiarato che ci saranno tra giugno e luglio e agosto 934.000 posti di lavoro in più? La CGA di Mestre improvvisamente è diventata inattendibile perché parla in modo favorevole sulla nostra economia? Vogliamo parlare della produzione industriale, che sicuramente è calata rispetto a gennaio di quest'anno, ma è sempre sopra, più 7% rispetto ai valori dell'anno scorso. Vi ricordo quando a quest'ora c'era appena insediato questo governo, quindi si vive ancora di riflessi dei governi precedenti. Abbiamo il 2,9% in più sul settore dell'agricoltura, abbiamo più 7% nel mercato dell'edilizia, più 22% sugli investimenti degli enti locali, che sono quelli che fanno prodotto interno lordo, che voi avevate nella manovra del 2016 bloccato con un comma nella finanziaria, perché eravate asserviti totalmente ai voleri e ai deficit e ai numerini famosi dettati da Bruxelles. Noi abbiamo liberato queste risorse, che piano piano andranno sicuramente a migliorare i saldi della nostra finanza e a produrre quegli investimenti necessari. Ma possiamo parlare anche di fiducia, perché giustamente qualcuno di voi ha detto ci vuole, e tutto si basa sulla fiducia. Certo, vogliamo parlare dell'indice di fiducia che c'è, che riguarda i consumatori, che è passato dal 110,6 al 111,8, sono dati Istat anche questi, o l'indice di fiducia sulle aziende passate dal 98,8 al 100,2. Vogliamo parlare dei cosiddetti BTP semestrali che sono andati a ruba? Sul fatto degli interessi, quante storie ci avete raccontato dello spread, degli interessi, di quant'altro. Oggi questi argomenti non li avete più, tanto è vero che potete solo parlare della Russia, che è l'unico argomento che vi è rimasto disponibile, perché se no altrimenti non sapete cosa dire ai vostri elettori, non sapete cosa proporre,
perché è bello venire qua adesso a dire questo non mi piace, quest'altro non mi piace, bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare quell'altro, tutte proposte interessantissime, ma viene da dire, ma come mai non le avete fatte quando al governo c'eravate voi? Questo è quello che dobbiamo e che dovete rispondere davanti ai vostri cittadini. Quindi vi piacerà o non vi piacerà, purtroppo le orecchie sono basse e alla fine la procedura di infrazione non c'è, e con questa manovra che non è correttiva ma certifica solo che nel braccio di ferro con l'Unione Europea avevamo ragione noi. Grazie. Grazie.